tutti quello che lei stesso. Lei per i terroristi in Europa metterebbe la pena di morte? Per i terroristi, quelli che sgozzano i bambini, eccetera, per questi di Hamas, la pena di morte. Perché noi se non siamo fai, noi siamo su sta terra ora, siamo sì, non siamo sì, solo sì, carne, sì, siamo spiriti. Attenzione. Coppola. Ma che ci stiamo, sì? Sì, sì, stiamo in diretta. Ma ti fatto intervenire per secondo, questa è la prima e l'ultima volta, sennò per meno davvero, io ci sono che fariti. Oh, io devo, che fariti, già più una lira. Questo ride, ridi su sto cazzo, ridi. Già più una lira, uno. Due, ma che cazzo dica il presidente della Ternana? Ma era, non ma è più. Ma qua, poi se chi te pare, oh, ma che stiamo a giocare davvero? No, che fariti, oh, io per primo, sennò me ne vado, Già più una lira, no, non ridi su sto cazzo, ridi. Ho rosicato davvero, rosicato, Io più e me ne vado la prossima volta, te lo dico subito. Ma fatto fare la ricotta lì, sì, bravo, ricotta. Ricotta fa pure c'è poco da ridere, quello c'è il ferro, io non testo il ferro, calma. Che allora, ferro? Posso dire una cosa, il ferro? Il ferro c'è la pandemia, lo sai, io voto in bocca, io no, oggi sei piuttosto esagitato. No, sono nervoso, Giuseppe, perché devo intervenire per primo, sennò me ne vado. Ho capito, ma questa tua desiderata. Ma Roma, questa è casa mia, Roma, quella è Terni, che è nostra Terni. Questa tua desiderata non l'hai espressa, però se tu mi avessi espresso questo tuo desiderato. Sa bocchia, sento uno zio, sento chi è? Sì, sta a casa. Ma che cosa vuol dire? Che è casa sua, Roma? Zio, chi è? La Cos'è? Maglia, chi è? Cos'è casa tua, Roma? Comunque, ragazzi, facciamo le presentazioni. Massimiliano Mannocci, alias il brasiliano. Sento buonasera, applausi. Sento uno zio. Allora, molto incazzato, dunque bisogna farlo calmare, sennò altrimenti sbrocca, perché è arrivato secondo stasera nella lista non ospiti. Se lo fa, no. E ho capito, ma il signor sindaco aveva delle priorità, doveva muovere, doveva tornare a termine. Ma io sono la priorità solo, ma come priorità? Ho capito. Una cosa. Davvero. Ed è venuto accompagnato sempre da un signore che, come sappiamo, si chiama, caro Parenzo, il colombiano. Mamma mia. Senti che cazzo è. TSR pronto. Tutti. Bella Sandrina. Ma dai, lo stiamo a dire. Ma chi è? Socia, ma tu te rendi conto? Ha visto il cazzo d'orecchio? Ma chi è la 22 Simone Gabbia. Ma cos'è sta roba? È diventata questa bomba. Ma che cosa penso? Ma però posso dire una cosa? Questa canzone non arriverà. Possiamo dire la verità. Non credo. Cos'è sta nenia? Ragazzi, fatemi governare la situazione. Questa è un'opinione che giro al signor Ruggeri. Questa canzone non credo che sponderà a Sanremo, ecco la verità, questa no. Che ne sai? Parenzo, questa canzone secondo te? Ma questa canzone ti sfonda le orecchie, altro che Sanremo. L'unica cosa che sfonda sono le orecchie. Mila di Astori tardato di Papa Renzo. A me se Napoli, Mila e Dazzon intanto, uno. Sono arrivato a milione su Spotify, brutto stupido. Di un bufo che non sei altro. Ma che mi spingere? Ma dopo mo compro metà giardino. Scusi, se non ho entusiasmo. Ma che mi spingere? Ragioniamo sul prezzo di Parenzo. Volendo comprare Parenzo, quanto costerebbe? Ma quanto costa so poco. Che ci fa con Parenzo? Gli dà una giacca di cacce e un microfono lo sei comprato. Ma che ci fa Parenzo? Mi permetto di sottolineare che questa canzone, se non vorrei neanche chiamarla canzone, non passerà alla storia della musica italiana in alcun modo. Questo lo dice lei, signor Papa Renzo. Ma sicuro, posso assicurarla. È il periodo in cui si paga il 7,30 e il 7,40. Scusa, lei lo sa, no? Pure il 7,50 si paga. 7,60, 7,70, 7,80. Io ce l'avevo. Un'altra cosa: 7,30, 7,40. Le tasse. I redditi. Ci sono gli periodo di adempimenti fiscali. Pagateli, bravi. Ho capito, lei non c'ha un commerciale. Io c'ho, come si chiama quella lì? Chi? Basilare 75.000 là, forfettario là. Io guadagno poco. Ma lei non è la luna tenente? Ho fatto forfettario. Forfettario? Perché guadagno forfettario. Ma il signor colombiano, per esempio, paga le tasse? Il signor colombiano paga le tasse, come ne paga? Sì, fa pagare l'arte le tasse il colombiano.
a me piacerebbe che il colombiano dicesse a me piacerebbe che lei e il signor lì colombiano dicessero viva lo Stato, viva lo Stato, ecco, viva lo Stato di diritto. Questo dillo te papà Renzo, che sei infame, fa una spia, dillo te. Ma che infame? Ma uno che ti dice, uno che ti dice si stuprano la FIA, va dalle guardie, ma tu devi dire viva lo Stato. E il signore quello che stava qua ad Eterni ti ha detto una cosa giusta: si t'ammassano tu fio, tu va dalle forze dell'ordine, mi hanno ucciso mia figlia, ha ritardato, ma fatte giustizia da solo, ma non si fa, ma che razza di messaggio è? Ma li sei un ritardato. C'era un'altra cosa, c'è un'altra cosa, mamma mia, tanto se non ti serve la polizia quando ti serve giustizia, che fai, che fare? Bravo, come si chiama il signore? Andrea Ruggeri, ex deputato della Repubblica Italiana, nonché nipote di Bruno Vespa. Bruno, ha capito, il brasiliano dove cazzo è arrivato, prima stava a sede col Bruschetta, mo con nipote Bruno, ma tu te rendi conto? Ma chi è il Bruschetta? Ma chi è il Bruschetta? Prima stava a sede a Pietra Auessit, ti da romper cazzo. Ma chi è prima il stava Bruschetta? Chi è sta gente che frequenta Bruschetta, il Bruschetta? Stava a sede con nipote di Bruno Vespa, vado a pranzo con Michele Santoro e Vauro, prima andavo con i sfasciatori di Tore Angela e Tore Gaia, quanto anche, cambia anche la vita mio. A Colombia, diciamo capito tutto, fratelli. Da rettare brasiliano tu. Senza pagare le tasse, stavo scherzando, stava finanza ferma. Allora, è una burla. Pelo sì o pelo no? Allora, pelo sì o pelo no? A me mi piace la turca, Giuseppe, se c'è pelo non c'è sta, io ti ma dico questo cosa vuol dire? Però se la lecchi te ne rimane un po' mezzi i denti, ti dico la verità. Mamma mia, lui un dice po' mezzi di verdura quando mangi l'insalata, no? Capito che te voglio dire? Dunque tu sei incerto, diciamo. No, non sono certo, io sono un buon leccatore, no, da vabbè, buon leccatore. Però diciamo mi piacerebbe che sia depilata, perché sennò dopo questa confezione dobbiamo cambiargli il soprannome, però Brasilia, scusami, perdonami, da oggi ti chiami Rintintin. Bello Rintintin, capito? Lei sa che cos'è il trisom? Il trisom. Mi manca, il trisom mi manca. Non sai cos'è il trisom? No, chi è il trisom? Ma è la brasiliana, ma chi è il trisom? Ma io me ne vado. Ma che cazzo me ne frega a me del colombiano? Me ne vado. Ma chi è il trisom? Colombiano, dimmi. Ma perché il signor Ruggeri? Lui lo sa, il brasiliano è il colombiano. Me lo può dire il signor Ruggeri che cos'è il trisom? Ma certo. Sì, quello che sai, io lo so. Ma perché io non lo so, mica l'infamità non sapevo. Due contro uno, dai, in tre. Ah, sì. Il trisom, quella è. Ma quella è il tridente. Ma no, quelle sono le batterie, si chiamano a Roma. È il trisom. Ma batte la fanculo. Lo sai che è il trisom? Ma se a Roma dicasi batterie. Ma che stai matto? Sì, ha ragione. Che però vuol dire batterie? Il trisom. Tecnicamente ha ragione lui. Ma tu te rendi conto? Ma dove mi ha portato colombiano? Porti a casa a me. E trisom. Trisom. A Roma dica. Chi? Trisom. Ma le batterie a Roma sono le batterie. Le sì, come che ha ammucciate? Come che ha segato? Le batterie. Mamma mia, ma chi mamma è sta mosca mia, che parla? Ma te le batterie, ma guarda con quel piselletto, no? Ma come fai a fare batterie? Che ma tu te spari, se mette una vite con quella, c'ha tutta testa, c'hai, tu c'ha tutta cappelletta, c'ha la cappelletta così e tutta testa. Ma sì, bravo, papà Renzo. Scusami, è grave che tu non sapessi la definizione inglese di batteria. Ma io ho fatto sempre le batterie, il trisom, falli te. Dì, ciao, vuoi fare un trisom? Già, queste vengono più, invece, amore, andiamo a fare la batteria, che è un'altra cosa. Ma tu sei specialista della batteria. Ma io specialista in tutto, animale. Batterie, scambismi, tutto. Scambia tutto faccio tutto, io. Tutto. Riferra, tranne per al culo faccio tutto. tranne al culo io ho fatto tutto. Poi il culo è vostro, fateci quello che ve questo vale. Questo non c'è dubbio. Senti, allora a un certo punto. Comunque, i messaggi che mi arrivano a me confermano che batteria suona meglio. È vero o no? Allora, però c'è un'altra cosa. Recentemente la signora Isabella Ferrari, una attrice, insomma. Ma non sta, no, non c'è la pornostar, quella sì, effettivamente c'è una pornostar che si chiama Ferrari, però lei non ha fatto la pornostar, ha detto che i due mezzi sono sempre traditi. Che ho provato tutte le droghe. Ora, lei ha provato tutte le droghe? Tutte. Pure l'eroina? No, eroina, una bottarella per smorzare la cocaina, ma niente di che. Una un po' facile. Tipo calmante. Quando andavi a casa dice che famo, una botta. Ma no, una botta. Oh, sta buono proprio adesso. Sì, però no, possiamo dire che non si lo dice. Io buttavi la cocaina, lo sai, giusto? Sì, vabbè, questo lo so. Vabbè, ragazzi, fermi un attimo, poi torniamo per gli ultimi 5 minuti con il dottor brasiliano, che mi sembra stasera molto carico. Mamma mia, molto si dice, stavi, ti dà una pista, papà, adesso sanno, ti mannavo all'euro, ti mannavo. Mamma mia. Solo da Conad fino al 28 gennaio 2024. Scopri la collezione Berti con.
Allora, quindi un uomo si può travestire benissimo da donna, una donna si può travestire benissimo da un uomo, ci si può travestire da trans, da trav e tutto quel che vi pare. Però una donna per lavorare si traveste da tavolino e non va bene. Ha ragione questo ascoltatore qua. La polemica ridicola, penosa di questi giorni contro la donna tavolino, la quale rivendica il suo essere donna tavolino. Dice a tutti: ho fatto bene perché mi hanno dato dei soldi e mi pago l'università facendo anche la donna tavolino. Ma ci hanno mangiato sopra. Ma che vuol dire donna tavolino? No, allora c'è stata una polemica che tu non l'hai seguita perché il direttore del Riformista Andrea Ruggeri si occupa di cose un po' più alte, diciamo. Okay, però questa è una cosa molto alta. Una cosa molto alta in realtà. La donna tavolino è una ragazza che in una festa a Verona, dove c'è anche il sindaco di Verona Tomasi, anche il vice sindaco, che prima la scherzava, almeno così sembra, e poi si è indignata. Andava in giro per la festa con una specie di tavolino, cioè la gonna a forma di tavolino. Beh, dove triste, venivano messi dei bicchieri. Ma è animazione. Poi gli davano. No, mangiavano. Prendevano il bicchiere da là. Allora, però abbiamo qui gli ultimi 5 minuti con il dottor Brasiliano. Eccoci. Il quale ci vuole parlare del sesso in carcere. Quanto tempo sei stato in carcere? Io 2 anni e 9 tutte sa portare via, e c'è tutti i giornali. Dicevano che avevo sparato a uno, ma mi hanno fatto lo stabber e si sono attaccati al cazzo perché era negativo. Però lasciamo perdere i motivi. Quasi tre anni. E lei il sesso in carcere, gli altri che facevano? Si inchiappettavano? No, ci stavano. Chiopiava Amberta. Però io tutte pippe, ero pure orgoglioso di farmi le pippe. Perché sì, non c'è dubbio. O te fai le pippe o più al culo, sono due cose. Cosa bisogna fare per essere rispettati in carcere? Ma io non devi fare, cioè necessariamente si comandi per strada, dentro in carcere te la comandi pure là, nulla che devi fare, chissà che cos'è che te la comandi, c'è gente che te la comandi. In carcere te sei in culo tutto il carcere, zitto. Ma tu io non carcere, ho nessuna intenzione, ma così. Ma zitto, questo può essere, ma zitto. Non ho nessuna intenzione di andarci, che vuol dire? Però scusami, sì, da ritardato, però posso dirti una cosa, ma scusi signora, se lei mi dice stia la secca oppure stia in carcere, ma se l'alternativa che lei mi propone, ma lei, ma certo che sto alla secca, non sto in carcere, certo. Ti piace pure all'Umberta, no, dico però io. Scusami, giustamente Parenzo dice se uno non è che l'alternativa è stare in carcere pazzesco, alla 7 perché non è uguale, questa è la 7 muori, ma andò, però scusi, lo sa che hanno scoperto a Napoli un consigliere regionale, adesso deputato Borrelli, ha scoperto che ci sono della gente camorristi che telefonano dal carcere, c'hanno i telefoni in carcere, ma Giuseppe ma fanno i videochiamate, perché di che stiamo a parlare, cioè si fanno tutto, gravissimo, ma non è gravissimo, ma come diciamo che chi può fare i colloqui parla con la famiglia, mo è gravissimo. È grave più che tu gli dai i soldi ai guardi e fanno entrare la roba, quello è gravissimo, a brutto mongoloide. Quello è gravissimo, perché tu gli dai i soldi ai guardi e fanno entrare la roba, quello è ancora più gravissimo. Le guardie e la polizia penitenziaria si chiamano guardie e polizia e fa entrare roba questo dentro. Lo dici tu, sì, lo dico io. Ma per carità, ma non diciamo stupidaggini. Come facciamo i soldi? Volevo parlare che è gravissimo. Uno telefona perché una donna è stata uccisa di recente da un pitbull, No, ho sentito questa, mi dispiace. Lei ama i cani? Ho capito. È gravissimo, io c'ho il piede, c'ho un bassotto, che una volta mo mossi i al limite. Lei lo darebbe mai un pitbull? No. Non ho capito. Le piacciono i pitbull? No, non mi piacciono, anche perché so violenti così. Lì tocca sparare, Si ammassa il cane e sparo a te come al padrone. Prima al cane e poi al padrone. Ma cosa dici? Io porto a Villa Borghese libero. Dici se c'è io lo porto a Villa Borghese libero. Sì. Si ammassa il cane e sparo prima al cane e poi al padrone. Ma non si fa così, si chiama. Ma si denuncia. Giuseppe, ci mette pure dire. Ma come ti mette io? Sì, bravo. Grazie Massimiliano Manneocci, detto il brasiliano. Ma adesso attacca da. Vabbè. Allora, prima di far entrare una grande ospite che da un po' personaggio. Che da un po' di tempo non calcava questa emissione radiofonica.